E poi la guerra, anche qui. Ma guarda un po', c'è la guerra, chi l'avrebbe mai detto? Cioè, finta sorpresa, finta si suppone perché parte di paesi che producono una quantità di armamenti che basta a conquistare l'universo, l'idea che la guerra ti colga di sorpresa, beh, è un po' strano, insomma. Ma certo anche la guerra serve a affrontare il fatto che la macchina non gira, la macchina non gira e viene fatta girare a colpi di energia politica emergenziale. Allora uno dice, vabbè, ma qualcuno protesterà. Questo nostro panorama è percorso da infinite forme di tentativi di delegittimazione del mainstream, che prima era un mainstream antipolitico, poi è diventato un mainstream politico, poi è diventato un mainstream quasi autoritario. C'è un mucchio di forme di delegittimazione. Che caratteristiche hanno? No. Sono le nuove ideologie, che hanno la curiosa caratteristica di essere nate, di nascere all'interno dei residui della vecchia ideologia neoliberista, vecchia ma presente. Perché dico questo? Qual è la caratteristica fondamentale delle nuove ideologie? Quasi tutte. Di essere, ovviamente, come sempre, un'ideologia risponde a problemi, ecco, solo che li filtra. Le ideologie nuove rispondono a problemi di sostanziale anomia della società, in preda a una macchina economica profondamente che produce disuguaglianza in modo strutturale, non episodico, e una macchina economica che è sempre più affannata e fa sempre più ricorso per ottenere obbedienza, visto che non può distribuire benessere e dunque non può comperarsi la legittimità, fa sempre più ricorso all'energia. Bene, le proteste ci sono tutte individualistiche. Esiste un rumore di fondo, anzi, una dimensione insuperabile sostanzialmente, che è l'individuo. Questo gliel'ha insegnato il neoliberismo. Poi l'individuo comincia a dire: bene, io sono gay e voglio i diritti uguali agli altri. Per carità, benissimo, certo, sarebbe una roba che si fa in un minuto. E invece, ah, glielo facciamo pesare così e ne facciamo il centro della politica. Su questo ci dividiamo, destra, sinistra. Com'è possibile? Dove andremo a finire? Oppure no, siete barbari, mostri. Allora, i gay vincono, ottengono i loro diritti, perfetto, giustissimo, il giorno dopo vengono licenziati. Senza che nessuno si opponga, senza che nessuno capisca. Cioè, la macchina della produzione, la macchina che produce la vera disuguaglianza, nessuno la tocca. L'ideologia si sposta tutta sui diritti, che sono una cosa ottima, ma se ci sono solo i diritti, diventano controproducente. Cioè, tante belle coppie gay felici, il giorno dopo tante belle coppie gay licenziate. Dice, vabbè, quella è un'altra storia. Non sarai mica comunista che vuoi togliere ai padroni il diritto di licenziare. Ecco, insorgenze in nome dei diritti, di tutti i tipi, tutti, per carità, tutti legittimissimi. Non credo che siano centrali, che siano radicali. Il radicalismo è scomparso, che non vuol dire scomparsa, che so io, l'energia politica con cui si difendono questi diritti. Ce n'è moltissima energia, gente arrabbiatissima. Per carità, l'indignazione è lo sport collettivo, servisse a qualche cosa. Fosse indignazione rivolta verso un punto specifico, una negazione determinata. Uno dice, bene, perbacco, ci stiamo arrivando. Esempio. Io ho distinto in questo libro fra mentalità, quasi ideologie e ideologie. Mentalità, individualismo, che vuol dire rimanere all'interno della grande narrazione neoliberista, anche quando questa è a pezzi. Quasi ideologia.
Le reazioni più immediate, più superficiali, più evidenti, quali sono? Beh, la prima è il complottismo. Complottismo è una cosa serissima, cioè complottismo vuol dire che c'è uno da solo, senza che nessuno gli spieghi niente, che si pone giustamente la domanda che cosa diavolo sta succedendo, come e perché. No, non, funziona così la politica, eh? Deve funzionare così, visto che non siamo termiti, non siamo termiti, non viviamo socialmente in modo naturale, ci interroghiamo su come sia possibile vivere insieme, su perché incontriamo tanta fatica. Bisognerà dare una spiegazione. Per cui il complottista fa esattamente quello che deve fare un uomo libero, una donna libera, ci pensa su, se non che si inventa le cose. Semplicemente. Poi va fin troppo bene che oggi di tutti i complotti ipotizzabili quello ebraico è escluso per ovvi motivi. Ecco, perché se no ci sarebbe pure quello. Complottismo vuol dire trovare una spiegazione, ma non avere i mezzi per trovarla. Perché non ce li hai? Perché sei da solo. Perché non c'è un'agenzia ordinativa, autoritativa, più agenzie, partiti, che ti presentano articolato, anche se un'ideologia non è un trattato di filosofia, insomma, è qualcosa in cui le spiegazioni hanno un minimo di consistenza, no? Poi sono tutte contingenti, certo, c'è cioè quello che spiega le stesse cose da un altro punto di vista, però intanto hai in testa un minimo di architettura. Ma se non hai niente in testa, tra l'altro perché il neoliberismo sta ben attento a distruggere la scuola appena può. Appena può, la prima cosa che fa è distruggere la scuola fascista, gentiliana, schifosa, basta, via, cosa volete fare? Non ci sono più i presidi, c'è il leader didattico e via così. Qui mi incattivisco e non devo, per cui sto zitto. Insomma, comunque il concetto è scuola e università devono essere rase al suolo. Ecco, per cui la gente è lì che non sa niente. E chi non si interroga su niente perché deve mettere insieme il pranzo con la cena, non si interroga su niente. Chi ha un attimo di respiro si interroga e dice bene cosa sta succedendo.